momento della stasera, comunque il fatto che sai di esserti fermata a Firenze perché la Fiorentina ti ha acquistato, ti sta dando qualcosa in più rispetto alle altre stagioni, e se, non so se hai letto la statistica che riguarda la media punti della Fiorentina quando tu sei in campo, la squadra viaggia a circa due punti di media partita, se è particolare questa cosa. Grazie. Ciao, buon pomeriggio a tutti. No, sto vivendo un momento positivo e sto andando bene, sto trovando la continuità che speravo di trovare. E per quanto riguarda le statistiche non mi riguarda più di tanto, io cerco di dare il mio contributo quando il mister mi chiama in causa, cerco di fare le mie prestazioni e quando queste portano dei risultati positivi, che ben venga. Ciao, Duccio Mazzoni, Repubblica, Lady Radio. Domani c'è una gara di ritorno di una gara andata che è andata in un certo modo anche come risultato, quindi ti chiedo innanzitutto cosa non dovete sbagliare domani da un punto di vista di partita, e poi cosa rappresenta questa conference per lo spogliatoio, perché insomma Antonin Barak l'altro giorno dopo l'Empoli disse c'è voglia di portare un trofeo a Firenze, quindi una cosa anche importante. Grazie. Sì, assolutamente, sicuramente abbiamo voglia di portare un trofeo a Firenze, ma dobbiamo pensare di partita in partita. Dobbiamo innanzitutto accantonare la partita d'andata, che è stata un'ottima gara, lo sappiamo tutti, non ci dobbiamo cullare sul risultato, dobbiamo avere un approccio feroce e dobbiamo fare la nostra partita, perché giochiamo in casa, giochiamo davanti ai nostri tifosi, quindi vogliamo fare un'altra bella partita e vincere anche domani. Grazie. Grazie. Ciao, buonasera, Brunella Ciullini, Ansa Tutto Sport. Volevo chiederti, Rolando, vi siete dati una spiegazione comunque, perché insomma siamo già oltre metà stagione, perché una Fiorentina così arrembante, così aggressiva, così, come si vede, brillante in conference e invece un po' balbettante in campionato? Grazie. Assolutamente, è una domanda che ci siamo fatti, però quello che all'occhio di tutti è che le prestazioni non mancano né in campionato né in conference, e non, purtroppo ci sta girando male, ma non può essere solo quello, stiamo lavorando per cambiare questo trend o per renderlo uguale alla conference anche in campionato. Ciao, Flavio Nistanti, La Baro Viola. Cosa cambia per te giocare a due, giocare a tre, giocare vertice, giocare mezzala, proprio da un punto di vista di compiti e di doveri? Ma sostanzialmente nel calcio moderno diciamo che i ruoli stanno diventando sempre più universali, quindi non cambia molto il centrocampo a due, il centrocampo a tre. Ovviamente il mister ha delle richieste, e le richieste di play o le richieste di mezzala che mi fa nel caso sono abbastanza uguali, quindi non cambia granché. Io, come ho detto prima, sono a disposizione del mister e della squadra dove c'è bisogno e cerco di fare le mie prestazioni nei ruoli dove vengo chiamato in causa. Ciao, Giovanni Sardelli, Radio Bruno e Gazzetta. Ne parlammo anche in un'intervista qualche mese fa, cioè la tua voglia comunque, anche se non sei un attaccante, di segnare, no? Ci hai provato di destro, di sinistro, hai preso traversa, cioè, ti sta succedendo quello che succede un po' anche alla squadra, no? C'è sempre qualcosa che manca nell'ultimo momento per segnare. Chiaro, non è il tuo compito principale, però chiedo, come se tu fossi un attaccante, che cos'è che manca in quella parte lì? E poi nella partita di Braga, sulla parte sinistra tra Biraghi, Mandragora, Saponara, ha veramente funzionato tutto, lì li avete proprio distrutti. Ci sono delle partite dove vi riesce tutto, tipo quella, non so da cosa può dipendere, perché a volte con la stessa formazione poi invece le cose non funzionano. Sì, sicuramente, come ho detto prima, non può essere solo fortuna, ho anche qualche colpa se non stanno arrivando i gol che magari potevano arrivare in dei momenti, e sto lavorando anche per quello, per migliorare la fase realizzativa. E per quanto riguarda la catena, delle volte riusciamo a funzionare bene, delle altre no, poi ci sono partite e partite, delle partite riusciamo a sviluppare bene, delle altre un pochino meno, magari troviamo un po' intasato, troviamo degli spazi chiusi e non riusciamo a fare quello che vorremmo fare. E purtroppo nel calcio ci sono anche gli avversari e sappiamo di questo e cercheremo di migliorare anche sotto questo aspetto per essere più continui nella prestazione, la catena di sinistra, come appena detto.
Sicuramente magari le squadre in Italia ci conoscono un pelino meglio, quindi riescono a chiuderci qualche buco, però come ho detto prima le prestazioni, le occasioni e tutte le altre cose non stanno mancando nemmeno in campionato, dobbiamo solo riuscire a concretizzare un pelino meglio e poi credo che non manchi molto. Ciao Rolando, Filippo Caroli, Radio Bruno, Viola News e calciomercato.com. In conference state facendo molto bene, questo è indubbio. In campionato l'andamento è un po' più altalenante. Ti chiedo come spogliatoio, come state affrontando un po' anche quello che è il disappunto della piazza, che insomma ha fischiato qualche volta, c'è qualche mugugno, non si può certo parlare di contestazione, però c'è una sorta di insofferenza da parte della piazza in questo momento. Ti chiedo come lo state vivendo come gruppo all'interno dello spogliatoio. Lo stiamo vivendo sicuramente tutti insieme, uniti, e i primi ad essere arrabbiati per qualche risultato che non è arrivato in campionato siamo noi a voler cambiare questo trend, a voler cambiare questi risultati, e stiamo lavorando come dei matti durante la settimana per far sì che questo accada quanto prima, e quindi diciamo che non conosciamo altra via al di fuori del lavoro. È un gruppo che si impegna molto, è un gruppo che segue il mister sotto tutti i punti di vista, e siamo uniti e vogliamo cambiare questo trend, ripeto. Grazie a voi. Bene. Vado poi. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Buonasera. Sera. Volevo capire come si riesce a tenere alta la concentrazione al netto dell'ottimo risultato dell'andata, o se invece in qualche modo anche nelle sue scelte penserà in qualche modo anche alla gara di Verona. E mi permetto di fare una domanda, la volevo fare più tardi, se ci può dire se Bianco sarà titolare o meno. Grazie. Ma come ha detto Rolando, domani è una partita che inizia e avrà una sua storia. Noi cercheremo di sfruttare questo vantaggio che abbiamo, sapendo che il nostro avversario non so che strategia attuerà, cosa proporrà per cercare di metterci in difficoltà e riaprire una gara che tra virgolette sembra archiviata, però dobbiamo cercare di approcciarla bene, cercare di avere quella concentrazione che abbiamo avuto all'andata, cercare di non dare vantaggio al nostro avversario, soprattutto quando non abbiamo la palla, cercare di essere bravi come siamo stati nella gara di andata, e ripeto, nessun vantaggio, nessuna distrazione, nessuna percezione totale di quello che può essere una partita che abbiamo in questo momento un vantaggio importante, non dobbiamo distruggerlo tra virgolette, perché sarebbe veramente un qualcosa di folle. Lo siamo consapevoli che questa cosa qua non dobbiamo farla, e poi per il resto vediamo domani. Non si può dare vantaggi agli avversari, anche se questo secondo me conta poco, però vediamo, abbiamo tutta la nottata e tutta la giornata, giochiamo alle 21, quindi c'è il tempo per pensare a tutto questo. Buonasera, Francesca Bandinelli, Sera. Tirreno, le domando qual è l'errore da non compiere, soprattutto se è stata smaltita anche l'amarezza dopo il pari con l'Empoli, c'è stata la forza di riuscire a ribaltarla in extremis, però c'è anche il bisogno in questo momento di aprire un ciclo di successi. Grazie. Ma questo ciclo di successi noi speravamo di aprirlo già dopo due giorni da Braga in casa, ci abbiamo provato in tutti i modi, e penso che sotto questo punto di vista non si può dire nulla ai ragazzi rispetto alle altre partite in casa, che non avevamo avuto la capacità di almeno pareggiarla, invece nell'ultima abbiamo avuto tantissime occasioni, siamo stati bravi prima di tutto a portare a casa questo pareggio, poi secondo me, l'ho già detto, meritavamo molto di più, però c'è la voglia di trovare continuità,
c'è la voglia di continuare a trovare quelle vittorie consecutive che ti possono far ragionare in maniera diversa, ma noi entriamo sempre in campo per far quello, in Coppa, in Conference, in campionato. La squadra entra per dimostrare il proprio valore, per mettere in difficoltà gli avversari, per arrivare più volte al tiro, per concedere poco agli avversari. Quindi anche domani, anche se c'è da fare una grande distinzione perché è una partita di Coppa, arriviamo con questo vantaggio, quindi tanti aspetti dobbiamo curarli in maniera diversa, soprattutto aspetti che possono essere quelli di, come ho detto prima, di non sbagliare per dare vantaggi ai nostri avversari. Quindi da questo punto di vista dobbiamo essere più maturi sicuramente. Sì, buonasera Vincenzo. Buonasera. Volevo chiedere anche a lei, cioè fare un po' la stessa domanda che ho fatto a Mandragora, cioè proprio questa diversità, come se la Fiorentina fosse più leggera o si sentisse più leggera nelle competizioni, mi riferisco anche alla Coppa Italia e alla Conference a maggior ragione, rispetto al campionato, e se il test di domani può essere importante anche proprio per cercare di uscire dal Franchi finalmente dopo 5 mesi senza subire gol. Grazie. Non lo so, può essere anche casualità, può essere anche il valore degli avversari, può essere come ci affronta l'avversario. È chiaro che in queste competizioni stiamo dimostrando di essere diversi da quello che è in campionato, dove si sa benissimo tutte le squadre del campionato di Serie A sono squadre che a livello tattico sono super preparate, sono squadre che ti concedono poco, e forse in quel frangente lì dobbiamo essere molto più veloci e rapidi e concreti come lo siamo soprattutto in questa competizione. Però il fatto di continuare ad avere tante situazioni mi fanno stare, mi danno fiducia, perché come è successo a Braga, che poi le partite vedete come sono, abbiamo fatto il secondo gol, l'avversario praticamente è sparito dalla partita e siamo stati bravi a sfruttare questo vantaggio qua. Tante volte potevamo farlo in altre situazioni e per mancanze nostre non abbiamo indirizzato le partite in maniera più semplice. Quindi, come ho detto domenica, dopo la gara abbiamo 3 mesi dove noi tanti aspetti li possiamo migliorare, tante situazioni semplici, facili, che possono portarci anche a partite molto più libere di testa, lo dobbiamo fare, nel senso che indirizzarle deve essere un nostro obiettivo, e in questi 3 mesi dobbiamo cercare di crescere. Però intanto ci tengo a precisare che concentriamoci per quello che può essere la partita di domani. Il calcio è imprevedibile e noi dobbiamo concentrarci per domani e cercare di superare questo turno. Buonasera. Buonasera, Roberto Vinciguerra, violanews.com. 35esima gara stagionale per la Fiorentina. Lo scorso anno la 35esima gara la Fiorentina la sostenne all'inizio di aprile, quindi tra l'altro anche con un rendimento abbastanza simile nonostante tutto. Quindi una squadra che nonostante gli impegni ravvicinati riesce a mantenere anche un certo rendimento, e soprattutto a livello dei grandi campionati europei, dei 5 grandi campionati europei, solo Real Madrid, Manchester United e Manchester City giocano più gare ufficiali della Fiorentina. In Europa nessuno come la Fiorentina nei 5 più grandi campionati, considerando le squadre dei 5 più importanti campionati. A livello stagionale lei stabilirà un record, perché per la prima volta la Fiorentina giocherà tantissime partite, quasi da battere il record assoluto a livello di gare ufficiali, nel periodo in cui esiste il tetto delle rose, il tetto alle rose, cosa che non succedeva con Prandelli e Montella. Vorrei capire, proprio prendendo spunto anche da quelle stagioni molto simili a questa per certi versi, visto che la squadra andava bene sia in Italia che in Europa, quanto conta il dover rispettare questa regola nelle sue scelte, visto che in passato suoi colleghi potevano attingere in campionato senza vincoli e poter essere sicuramente più liberi. Ecco, vorrei capire, perché il turnover in questo caso non è necessario, è indispensabile, è obbligatorio. Grazie. Ma io penso che non ci sono stati tanti momenti dove avremmo voluto dare continuità a 9, 10, 11esimi, ma
spesso non è stato possibile per difficoltà nel recupero, per qualche acciacco, per qualche contusione, per qualche situazione tra virgolette di pericolo. Vedete quello che è successo a Milenkovic, ci sono alcuni ragazzi che non riescono a sostenere tre impegni in una settimana con un'alta intensità, forse per abitudine, forse perché non hanno ancora dentro questa tripla fatica in pochissimi giorni, ma non è stato sempre una strategia, siamo stati forzati, siamo stati costretti, però nel momento in cui personalmente piace coinvolgere tutti, piace rendere tutti dentro al progetto, tutti inseriti, vedo che la Fiorentina gioca spesso allo stesso modo, continua a ruotare i giocatori e si esprime sempre come fanno anche i presunti titolari, dato che qui alle volte si chiedono titolari inamovibili e gente che possa essere chiamata seconde linee. Qua i ragazzi danno tutti il contributo che è giusto che diano. Faccio un esempio di Terzic. Ha giocato meno rispetto a Biraghi e ha fatto una grande prestazione. E Ranieri ha giocato 3 partite, Lazio, Juve, in momenti di difficoltà, ha fatto bene, non è cambiato nulla, abbiamo retto alla grande. È vero che possiamo migliorare sotto tanti punti di vista, però nel momento in cui ti viene a mancare qualche punto fermo e hai la capacità di coinvolgere tutti, penso che quello sia anche un valore per una squadra che ha tutte queste competizioni. Sono consapevole anche che abbiamo giocato tantissime gare rispetto a tante altre squadre, la fatica si fa sentire, penso che nessuno abbia nominato che siamo tornati alle 6 del mattino di venerdì, abbiamo fatto una gara di grandissima intensità contro l'Empoli, uscendo fuori alla distanza nel secondo tempo, pareggiando la partita, potendo vincere la partita, quindi le difficoltà ci sono e io, a me piace invece tenere vivi tutti i ragazzi perché tutti hanno qualità, tutti possono dare qualcosa a questa squadra e ripeto, spesso siamo stati forzati a ruotare per non andare incontro a infortuni, problemi muscolari e l'esempio, ripeto, è Milenkovic, carico di lavoro, carico di fatica, sembrava potesse rigiocare dopo 2 giorni ed ecco che lì scatta il problema tra virgolette muscolare, non è nulla di particolare, però io personalmente vorrei evitare quelle situazioni alla Milenkovic, però avvisaglie non ce ne sono, nessuno ti fa vedere che può arrivare qualche problemino e alle volte vieni spiazzato, però l'idea dello staff mio e della gestione è questa, non avere problemi con i ragazzi, non cercare di perderli per strada, coinvolgerne il più possibile mantenendo sempre la nostra identità, e questa è la nostra idea. Salve, a Braga aveva detto che giocava Terracciano, ha portato bene dire il portiere, quindi non so se ci può dire chi gioca in porta e se Sirigu comunque ha una chance domani, e in generale volevo capire come stava Castrovilli, cioè perché è stato fuori tantissimo, è tornato, si è rifatto male, immagino siano cose normali, quindi se ha 30 minuti, 50, 60, che tipo di condizione ha questo ragazzo? Grazie. Allora, Sirigu ieri sera è tornato a casa per un lutto familiare, ho parlato col ragazzo, se torna e sta bene, è mentalmente libero ed è convinto di poter fare prestazione, ho parlato con lui, mi piacerebbe vederlo all'opera, lo vedo molto più dentro a quello che possono essere i nostri principi, la nostra organizzazione, lo vedo molto meglio fisicamente perché non è arrivato al 100%, quindi queste sono state le parole. Se torna ed è tranquillo e ha smaltito questo suo dispiacere, gli abbiamo fatto le condoglianze, ci dispiace a tutti. Se torna sereno, domani sarà dal primo minuto tra i pali. Gaetano sta crescendo, sicuramente avrà momenti di alti e bassi, sono momenti normali, non momenti che tutti quelli che hanno avuto questo tipo di infortunio, personalmente l'ho avuto tale e quale al suo, identico, quindi ne so qualcosa, e passi da momenti dove ti senti un leone a momenti dove hai anche problemi a fare un'accelerazione, quindi però lui è voglioso di giocare, ha tanta voglia di mettersi in luce, mettersi
a disposizione della squadra. Se torna il Gaetano prima dell'infortunio, spero il più velocemente possibile, sarà un'altra arma in più per questa Fiorentina in questi ultimi tre mesi, dove avremo tantissimi impegni e dove veramente possiamo regalare emozioni forti alla nostra gente. Quindi aggiungo che capisco la delusione per il campionato, capisco il ritardo che abbiamo in campionato, anche se abbiamo ancora tantissime gare per di rincorsa arrivare a prenderci qualche posizione, però noi stiamo cercando e facendo di tutto per tenere vive in tutte e tre le competizioni. Il nostro impegno è quello e domani cercheremo di mantenere ancora quest'altra competizione più a lungo per cercare di coinvolgere tutti e per cercare, ripeto, di regalare tante emozioni ai nostri tifosi. Buon pomeriggio, mister, ben ritrovato. Le volevo chiedere innanzitutto se Nicola va considerato out per domani, c'è ottimismo per lunedì, e l'altra cosa che le volevo chiedere è se è un pizzico preoccupato, visto che ha occupato quella zona di campo come lui quando era calciatore, per il momento che affronta in alcune partite Sofi, perché è uno che ci sente tantissimo, uno che ci mette impegno, che però in certi tipi di situazioni, quando si trova l'uomo addosso, perde il pallone e mette la squadra in difficoltà. Penso che è il primo che ci sta male, volevo capire se ci aveva parlato, se è preoccupato di questo aspetto tecnico di Sofi. Grazie. Allora, Milenkovic è out e c'è ottimismo per lunedì. Non so in che percentuale questo ottimismo, ma c'è. E quindi nulla di grave. Vediamo se riusciamo a recuperarlo, però domani non ci sarà e Sofi anche lui deve stare tranquillo, sereno, nessuno qui deve essere il salvatore della patria, nessuno qui risolve i problemi da soli. Ha fatto per il mio una prestazione straordinaria a Braga e per un eccesso di tra virgolette confidenza, o perché a lui piace tanto non estranarsi dal gioco, ha cercato di dare una mano anche in una zona, in un momento dove non doveva presidiare e non doveva ricevere quella palla, ma lui si esalta in quelle situazioni, spesso riesce a venire fuori da situazioni complicate, ma è un ragazzo che ha grande personalità, è un ragazzo che non si abbatte. È un ragazzo che poi cerca sempre di rimediare quando rincorre tutti a destra e a sinistra, ogni tanto lo fa anche a discapito un po' dell'organizzazione, glielo dico, grazie per la grandissima disponibilità e la voglia che hai di rimediare, però alle volte può essere anche non fatto, però è tutto a posto, sa che in alcune situazioni non può rischiare, domani è una di quelle. E vediamo soprattutto come andremo a interpretare questa gara, che ripeto, per noi è troppo importante, quindi tutti dobbiamo essere dentro la strategia che prepareremo per questa partita. Sena mister, torno su un altro singolo Cabral, cioè se da quando è arrivato l'anno scorso questo è uno dei momenti in cui sia da un punto di vista fisico sia anche da un punto di vista mentale per come entra e come dall'apporto è uno dei suoi migliori momenti combinando le due cose, grazie. Allora, questo è torno al discorso di prima, Cabral era in un grandissimo stato di forma, fa gol, la partita dopo lesione muscolare, quindi stai fuori, hai una certa struttura, recuperi un po' più lentamente rispetto agli altri e in un momento in cui si voleva dare continuità non è stato possibile. Adesso pian pianino sta tornando di nuovo quello prima dell'infortunio. E mi sta facendo grandissimo piacere vedere che tutte le volte che subentra lo fa con la voglia di dare una mano alla squadra, perché per me, lo sapete, per me questa fa la differenza. Chi subentra, soprattutto gare in corso, dove trova difese che hanno lavorato per 70 minuti, soprattutto lì davanti, uno fresco, lucido, può fare la differenza. In queste due partite l'ha fatta, lo vedo cresciuto tantissimo fisicamente, sta bene mentalmente, quindi adesso possiamo ritenerlo pronto anche in una possibile partenza dall'inizio.
ma era in un momento dove meritava di continuare a giocare, ma purtroppo si è fermato. E non è l'unica, adesso non le ricordo altre, ne sono successe tantissime altre in campionato quest'anno, ma questo è perché giochi tantissimo, perché vai incontro a problemi, perché noi non vogliamo andare incontro a tantissime problematiche, soprattutto per nostra negligenza, e allora questa è stata una di quelle. Salve, mister Flavio Nissanti, la Baro Viola. Voglio parlare di Brecalo, cioè come sta, a che punto è il suo inserimento in squadra? Settimana scorsa aveva avuto un piccolissimo risentimento muscolare, se, insomma, a che punto è? Ma rientra nel discorso di prima. Brecalo in campo col Torino l'ultima mezz'ora, perché è un ragazzo che ha caratteristiche diverse a tanti altri esterni, e gli si voleva dare subito minutaggio, continuità, perché anche lui era un po' in ritardo, avendo lavorato a parte per alcune settimane, e si ferma perché a livello di condizione non è al 100%, problemi muscolari, e non riesci a dare continuità e non riesci a portarlo in una condizione tale da poterlo rendere disponibile dall'inizio. Adesso ho fatto 3-4 giorni con grande intensità, ho lavorato con i compagni, e è una freccia in più che abbiamo, ripeto, ha caratteristiche diverse rispetto agli altri. Sa venire dentro al campo, sa lavorare tantissimo sotto la punta, ha precisione quando calcia in porta, quindi quando sarà in grado di avere un certo livello di intensità può giocare 20, mezz'ora dall'inizio, un tempo. Ma non dipende da noi, ripeto, quasi avevamo tutti la voglia di iniziare da subito a renderlo a livello di condizione pari agli altri, ma non è stato possibile. Adesso pian pianino lo faremo. Buonasera mister, il Braga ce lo avevano dipinto e lo abbiamo dipinto come una delle squadre più interessanti di questa competizione, e voi li avete di fatto demoliti a domicilio. Le chiedo se si sente di poter dire se questa Fiorentina, quando fa la Fiorentina, può veramente arrivare in fondo a questa competizione. Grazie. Ma ripeto che le partite iniziano tutte con un'altra storia. E noi siamo stati bravissimi, bravissimi a Braga a sfruttare la superiorità numerica nel momento in cui loro sono rimasti in 10 e abbiamo fatto quello che bisognava fare, affondare, cercare di fare più gol possibili, e abbiamo avuto quella concretezza che rispetto ad altre volte ha fatto la differenza. Quindi il Braga è una buona squadra, il Braga è una squadra temibile, ripeto, noi siamo stati bravi a sfruttare tutto quello che potevamo sfruttare, e domani si riparte da 0-0, si riparte con un'altra storia, e dobbiamo cercare di farla finire come è finita l'andata, dove noi siamo stati bravi, dove abbiamo preso complimenti e dove siamo usciti con grande fiducia da quella partita. Quindi domani è un'altra possibilità per ottenere tutti questi aspetti. Grazie. Grazie mister.